possiamo fare una cosa, possiamo fare richieste di sban. Oggi sarò cattivo. Oggi per essere sbannati, ragazzi, ho trovato dovete essere dei santi. Oh, grazie bello per i bits, così mi hai ricordato che devo mutarli. Allora, ma come 288 richieste? Ma indovinate un po', da quando abbiamo cominciato questo format su YouTube è finita tutta in caciara, ragazzi. È finita tutta in caciara da quando abbiamo iniziato questo format su YouTube. Tutti che si vogliono far bannare per finire il video. E oggi sarà, penso, una roba più educativa. Oggi sarà una roba più educativa piuttosto che divertente. E ne avrei rifiutati tipo 150. E mo se divertimo. Allora, iniziamo subito dal Vikings Esports. Bannato e basta. Si spamma il suo canale e chiede sub in privato. Bannato per errore. Rifiuta. Non credo. Anzi no, piccolo. Non credo. Invia rifiuto. Bella Zami, puoi salutare chi mi consigli come DC Premier? Mi puoi seguire su Instagram? Me poi rimette? Vabbè sì, dai. Ok, ma non seguo su Instagram. Riammesso. Zitta donna, zitto coglione. Ok, rifiuto. Fiblur F. Delux l'ha bannato. Vabbè, Delux l'ha bannato. La meme di Delux ormai, ragazzi, deve vivere. La meme di Delu deve vivere, ragazzi. Che succede? Perché sono stato bagnato? Scusa, Za, non volevo. Ho cliccato per sbaglio le parole. Intanto è inutile che leggo. Tua madre mi ha bannato perché le ho dato ragione. Wow. A 11 anni non ero così, io me lo ricordo. Ecco qua. Scusa, è uno scherzo che non faceva ridere. Non succederà più. Il fatto è che, tanto, questo spoiler se l'è preso letteralmente chiunque. Quindi non è questione dello spoiler. Ma, ragazzi. Cioè... io stavo letteralmente parlando della questione degli spoiler che non vanno fatti e lui appena ha sentito questa cosa ha scritto, cioè non ce la posso fare, rifiuto. Cos'è questa roba? Ho sbagliato cabbo, scusate. Cos'è spiachat.it attiva ora? Vabbè, penso abbia sbagliato, ok, lo riaccetto, ma immagino abbia sbagliato davvero. Scusa, sono un coglione, mi rendo conto dell'errore che ho fatto e della cazzata che ho scritto nonostante avessi detto no fix parere. Spero di essere riammesso anche la decisione finale. Aspetti a te, quella ritieni più giusta. Ti rifiuto, che è quella che ritengo più giusta. Ho scritto questo e ho sbagliato, scusate, non pensavo mi bannavaste per questo. Scusate ancora, ti rifiuto. Ma perché ban? Stavamo tutti a scherzare su delle cazzate. No, rifiuta. Sono un coglione. Sei un coglione. Un anno e passa di sub. Rifiuto. Tutti sub questi, tutti sub. Zanno, sei un coglione, fa rima con ciccione, mi basta questo per rifiutare e non leggere altro. Rifiuta. Raffaele rifiuta assolutamente. E qui che si rosica, rosicone, dai, si scherzava. Oh, mazza, non sapevo che Erfaina joinasse le richieste da un ban. Rifiuta. Oh, ma com'è, scherzano tutti, oh, ma tutti che scherzano, le... oh, ma com'è, mi hanno bannato? No. Dal deck. Carta pazza del stavo scherzando, frate. Bam. Sono così Zano Plaza Today. Assurdo, che palle. Zano Caneta, sì, da tre come Curry. Commento moderatore. Sì, ma non piacere se grab out fa più numeri. Guarda di Zano, rompere i coglioni, porco Dio. Veneto e parli in dialetto romano, fai pena, in privato. Hai un pisellone gigantesco, vorrei abbracciarti forte, sei morbido. Ciao, buona stream. Vabbè, a parte gli scherzi, non soltanto un sub in privato, dando gli aiuto perché la mentale... grande bando, faccio più spettatori di te insultando. Ovviamente ti chiedo scusa, non sono sabbia da nessuno, quindi l'ho scritto per avvisarti e chiarire meglio. Fai tu, vabbè, no, ma lo sai che te, ma va, non ti preoccupare. E guardati chi fa più spettatori di me. Che problema c'è? Non ci mancherebbe altro. Un altro spoiler. E si giustifica scrivendo è stato ucciso nella terza stagione, dai, rifiuto. Mamma mia. Scusate mod, non pensavo che fosse bannabile la battuta su Allison. È stato bannato per un'altra cosa. Tranquillo, ti perdono per la battuta, non per il resto. Invia rifiuto. Stavi disegnando un lemore ma gli hai messo il baffetto alla lui. Ma non è vero, non è vero, non gli ho messo nessun baffetto, non ho messo. Allora, ti va di fare una cosa a tre? Io, tu e Walter White. Lecchiamoci lo scroto a vicenda. Mamma
mamma mia. Mi serve un'altra sigaretta. Cioè, capite quando vi dico perché serve un'educazione su come stare su internet, ragazzi? Cioè, bisogna essere educati anche a come stare su internet ormai, nel 2021, ragazzi. Mi ha chiesto la Sabri in privato, Mega Lul. Ho detto solo io, mi avete bannato, la prossima volta non lo dico, giuro. Ma vi siete sbagliati? Commento moderatore, insulti a Rebecca in altri stream. No. Anzi, mi dispiace, scusa, non volevo, sono un coglione, mi dispiace. Che è successo qua? Andate tutti a scrivere a questo numero. Non lo fare più, please. Cazzo. Rifiuto. Azzato, non gioco a FIFA, che a Code non c'è, vedi. Dai. Nice, Italian. A te te rifiuto perché tu veramente, cioè, frate, te li sei cercate proprio. Cioè. Cioè, ragazzi, questo fischello ha scontato quasi un mese di time out chiedendo quale fosse la parola bannabile, il momento in cui stavo dicendo la parola bannabile, è stato timeoutato dopo averla detta, è ritornato dopo quasi un mese e l'ha ridetto. E dice che ha scritto sta parola perché non aveva idea di quale fosse. Cioè, dopo 3 settimane gli è rivenuto il dubbio. Mi ricordo cosa ho fatto per essere bannato. Clown da Gianco. Vabbè, intanto non hai mai scritto in chat da me, ma che cazzo me ne frega. Scusatemi, ma non ho fatto niente. Ho scritto a quello che ha battuto Zano, sto sempre in live da Zano, sono abbonato e non ho mai scritto cazzate, scusate. Non è il fatto a chi lo scrivi, il fatto è che lo scrivi, che cazzo fai? Rifiuta, me ne frega un cazzo, sub o non me ne frega un cazzo. Za, perdi sicuro, se lo avessi fatto la mia diva mi avrebbe fatto un bocchino, l'ho fatto per la scienza e per lei, un saluton. E allora va bene così, rifiuto. Manco leggo che cosa scrivete. Se non incontro più Pietro in chat non scrivo più, giuro. Va bene, riammesso. Puntata riassunta con rifiuto. Ah, frate, cioè. Ma perché? Cioè, no, non c'ha manco senso fare il contenuto con questa roba. Cioè, questa è gente che si fa bannare apposta. Posso solo fare rifiutare e posso solo rifiutare e essere felice di averli rifiutati dalla mia community e vivere la mia vita in un po' più tranquilla. Olè, era una challenge con un mio amico. Bella challenge, complimenti, rifiuto. Mamma mia, uno di quelli che mi chiede le bet in continuazione, rifiutare. Amo Napoli, ma non il Napoli calcio. Napoli merda. Vabbè, la riammissione ci potrebbe pure sta, dai, oh. Ci può pure sta. Sai quante volte mi sono beccato io Roma merda? Calcisticamente parlando, cioè, ti fa un'altra squadra. È giusto che ogni tanto gli sfugga il dito e insulti l'altra squadra, ci sta, è normale. Poi ovviamente io 1000 volte al giorno lo prendo come insulto. Cioè come insulto, mi viene sempre detto Roma merda, za, Lazio merda, lo dico io stesso, Lazio merda. Ma sì, dai, riammetti. Abbiamo un sogno nel cuore e Matte è un coglione. Mi sembra un po' esagerato, riammesso. Anche perché non c'ha tutti i torti, dai, cioè. Cos'è questa? Dannato Patris, zio porco. Il sub, pagalo con i soldi tua di mortacci dei chi tu regala ogni mese, zio cane, ma fanculo, è delirio di merda, oh. Vai, TikTok. Ho sbagliato, volevo farti vedere, ma come vedo TikTok non succederà mai più. Va bene, ci stanno gli errori. Please, rifiutate perché non sei inutile. Via, rifiuta, non mi interessa. Scusa, Zano, ne lascio un merda, sono d'accordo, però devo rifiutarti purtroppo. È stato mio fratello. No, dai, sono stato io. Please, riammettimi in ogni caso, Zano Love. Voglio mangiarmi il pugno. Ma manco l'hai scritto bene! Ho sbagliato, volevo scrivere viva Zano. Non mi risulta di aver mai scritto qualcosa nella chat di Zano, ma se avessi scritto qualcosa mi dispiace. Spoiler gravi in altre chat.
Non sa il motivo il ragazzo. Ecco il motivo, ora lo sai.